Si potrebbe dire che è un sognatore, ma non è l'unico. Prendiamo in prestito le parole di Imagine di John Lennon, il brano più caro a Marco Di Mambro, 20 anni, di Cassino, ex studente del liceo scientifico Pellecchia ed oggi della facoltà di ingegneria fisica al Politecnico di Milano. Lui è tra i 25 ragazzi italiani diventati alfieri della Repubblica. La cerimonia del 2020, posticipata di un anno per via della pandemia, si è svolta al cospetto del capo dello Stato Sergio Mattarella, insieme agli altri 25 ragazzi scelti per il 2021. Tra questi figurano altri due giovani del Basso Lazio, Francesco Derme, Ciociaro, e Claudia Giuliani di Latina. Tutti scelti dal Quirinale perché incarnano un buon modello di cittadinanza, esempio virtuoso per la collettività. La mia scuola ha mandato il mio curriculum e hanno scelto 25 studenti in tutta Italia in base alle medie degli ultimi 4 anni, che fortunatamente era abbastanza alta. 9.975 nei primi 4 anni. In realtà ci sono tantissimi studenti bravissimi in tutta Italia. Siamo stati premiati molto per un fattore numerico, naturalmente eravamo soltanto pochi, un piccolo campione di tutti gli studenti italiani. Però diciamo siamo più che altro un simbolo di tutta quanta quell'Italia, quegli studenti che si impegnano e che ci tengono tanto al mondo della scuola. La domanda è legittima, lo 02 che manca all'appello, dove va ricercato? Quello è stato un piccolo 9 nel primo anno di liceo in educazione fisica, però diciamo una media del 10 perfetta, pulita, sarebbe stata anche un po' bruttina, diciamo, l'imperfezione la rende più reale, più piacevole. E poi la domanda è d'obbligo, è quella che si fa a tutti i campioni, a chi dedicare la vittoria? Ho parlato tanto dei miei professori del liceo, che naturalmente ringrazio tutti, però volevo anche nominare, appunto, dedicarla a due personalità che mi hanno veramente segnato, che sono la mia maestra alle elementari, Clara Russo, che mi ha insegnato a disegnare, mi ha, diciamo, appassionato anche al mondo della scuola e a studiare, e al mio professore di matematica fisica alle medie, il professore Edoardo Del Fuoco, che, diciamo, mi ha insegnato il rigore scientifico e mi ha sempre spronato a essere curioso e approfondire. And the world.